Vince la Juventus Duomo, la finale del girone A di promozione contro la Lecce, vince per 4-1 e accede alla semifinale per poi andare a lottare per la promozione in eccellenza. Vince con 4 gol a 1 in una partita molto, molto sentita al settimo minuto, prima occasione a favore degli ospiti con la punizione di Meo De Filippi. Zenoni si allunga e para, poi il tappino di Martedu è alto. 2 minuti più tardi però si sblocca la partita. Juve Domo in vantaggio su calcio d'angolo. L'assist di Leto Colombo e Ricchi poi che anticipa tutti e di testa infila 1-0. 1-0 che diventa 2-0, clamorosa la papera di Castelli che prima rischia di servire Soncini, poi regala palla letteralmente a Ricchi poi che con il destro non ha difficoltà a fare 2-0. Ultima occasione del primo tempo, vede la Juventus Domo ancora pericolosa, punizione di Puzzello, si coordina la grande Soncin con la mezza rovesciata, ma la palla non trova lo specchio della porta. Si riprende nel secondo tempo con la Lecce tutta in avanti, al terzo minuto cross di Pane, incursione da parte di Comotto al volo, ma non trova la porta. Al sesto minuto, da corner, la palla arriva a Violi per la Juve Domo che ha potenza ma non è precisione. 18° minuto, palla recuperata da Ricchi poi che va immediatamente al tiro, la palla però va fuori. 20° minuto con Carnaroglio che trova il primo spunto della sua partita, serve un buon assist a Bernabino ma Zenoni c'è. Dal 24° poi arriva il momento, quei pochi minuti che decideranno la gara. La prima azione è quella che riapre il match per la Leccese con il calcio di punizione perfetto di Porcelli al minuto numero 24 che riapre la partita sul 2-1. Partita che ritrova subito il doppio vantaggio 1 minuto più tardi con la Juventus Domo che va in gol con Marco Fernandez servito al bacio da Simone Soncini. Tris che diventa poker 3 minuti dopo, ancora protagonista Simone Soncini, questa volta è lui che di destro si iscrive alla lista dei marcatori e a fare 4-1 per la Juventus Domo, 4-1 che è anche il risultato finale e inizia la festa della Juventus Domo che domenica pomeriggio avrà la sua semifinale. Sono contento per ora per aver battuto la Lecce e adesso vedremo comunque il proseguo perché comunque è ancora duro e siamo a metà strada. 7 gol in 2 partite, seconda semifinale nell'arco di 2 anni, questa volta non da outsider, diciamo l'anno scorso eravate quinti, quest'anno l'unica seconda che continua è il campionato, il favore del pubblico amico, adesso se la si gioca fino alla fine. Ce la si gioca fino alla fine, perché alla fine per me arrivare quinti, secondi in questi tornei così distruttivi, perché alla fine avremo fuori 2 persone, sono durissimi, cioè la quinta, la seconda, la terza poco conta, la Lecce è arrivata a quarta, questa è una signora squadra, per cui il secondo posto alla fine non conta tantissimo, cioè se è arrivato vuol dire che c'è qualcosa, però onestamente è tutto un pochino al 50-50, noi dobbiamo tenere questo atteggiamento e dobbiamo beccare a tutti i costi la finale dei playoff quest'anno, perché l'anno scorso abbiamo un rammarico, almeno io personalmente, grossissimo. Quest'anno sono cambiati tanti giocatori e stiamo cercando un attimino di sottolineare il fatto che quest'anno dobbiamo ci andare in eccellenza. Se tengono questo atteggiamento, questa testa, questa volontà, questa fisicità, questa convinzione, per me ce la possiamo fare, anche se avremo fuori Puzzello e Soncini, ma questo non interessa, siamo un gruppo, ci interessa come qualità loro, però siamo un gruppo unito che secondo me i cambi, tra virgolette, i cambi che giocheranno al posto loro devono dar tutto, dobbiamo portare questo domino eccellenza, per cui cercheremo con tutte le nostre forze di andarci. Dopo 15 minuti che prendi 2 gol così è difficilissima con una squadra come il Domodossola, che non è che lo posso dire io, i giocatori sono di categoria superiore. Ci abbiamo provato, siamo venuti qua con l'atteggiamento giusto per fare la nostra partita. Dopo l'ottima vittoria di Stresa, poi ripeto, dopo 15 minuti trovi 2-0 con una squadra noi comunque non giovanissima, e vi dicendo non è facile. E poi abbiamo fatto questo gol del 2-1 e dopo 30 secondi prendi il 3-1, penso che ammazzi qualsiasi squadra. Faccio i complimenti al Domodossola per la cavalcata che ha fatto al ritorno, perché ha fatto un'ottima cavalcata. Io faccio i complimenti ai miei ragazzi per quello che abbiamo fatto noi.